Protestano da 2 settimane i dipendenti della Biblioteca Civica di Cosenza, da mesi senza stipendio, si sentono soli, pochissima solidarietà, dicono alla nostra avvertenza, sono in 6 custodi di un patrimonio antichissimo e nobile della città, una vicenda che si trascina ormai da anni. Lo sta Babaldino, sentiamo. Da 5 mesi non ricevono lo stipendio. Assunti con regolare concorso, i dipendenti della Biblioteca Civica di Cosenza protestano ad oltranza. Si dimenticano che ci sono 6 persone, di cui 2 dovrebbero andare in pensione nell'anno, se riusciamo, perché il problema si pone anche per loro, e altri 4 dovrebbero comunque portare a termine questa loro carriera. Lei da quanti anni lavora in biblioteca? È il 30 anni, siamo entrati nel 31esimo, quindi è difficile adesso trovare altre soluzioni. Io sono monoreddito e sto avendo moltissime difficoltà perché ho anche problemi di salute e quindi non so come devo andare, cioè, a chiedere l'elemosina, e mi sembra disumano questo, che sono a 62 anni, a 64 anni quasi adesso, che devo continuare a venire a lavorare in condizioni proprio difficoltose e oltretutto che non percepisco lo stipendio. Alcuni, dopo 41 anni di servizio, non possono andare in pensione perché i contributi non sono stati versati, almeno non tutti. Una vergogna, ci dicono, e chiedono soluzioni. L'appello è agli enti fondatori, Accademia, Provincia e Comune. Noi chiamiamo in causa tutti e 3 gli enti, compresa l'Accademia, nella persona del Presidente che ha fatto comunque una lettera accorata che i 2 enti fondatori e sostenitori economicamente, perché comunque dallo statuto si evince questo, comune e provincia. Invece adesso in questo momento loro un po' se la rimballano, la provincia perché non ha le deleghe, anche se è fondatore. E il comune in questo momento non sa bene che pesci prendere, sta di fatto che noi siamo fuori. Esasperati, lanciano la provocazione. Allora chiudetela, noi abbiamo proposto questo in prefettura, chiudetela. Perché io col mio stipendio non riesco a mantenerlo, io insieme ai miei colleghi. Dopo 2 settimane di sit-in si sentono sempre più soli. Dov'è la città? La biblioteca non è patrimonio di tutti. Solidarietà? Pochissima proprio. E vi ha deluso questo? Sì, questo un pochino sì, perché siamo state sempre disponibili sia con gli studiosi che con gli altri studenti universitari e tutto. C'è la firma di Sertorio Quattromani per questo prezioso manoscritto che è conservato nella Biblioteca Civica di Cosenza, così come altri libri importanti, Bernardino Telesio, Elderrerum Natura. Ci sono veramente libri che hanno una storia e che è emozionante toccare per la carta. Ci sono infine anche i corali che risalgono al 1500, tutte opere consultabili dagli studiosi qui proprio nella Biblioteca Civica di Cosenza, ma in questo momento tutto è fermo per la protesta dei lavoratori. 300.000 volumi, la ricchezza di carta, la storia grande dell'Ateneo della Calabria custodita nella Biblioteca Civica di Cosenza, il caveau dei preziosi dove solo gli addetti ai lavori possono entrare, ma l'intero patrimonio, compresi gli incunaboli risalenti al XV secolo, sono consultabili nella bella e luminosa sala lettura. L'antico ente culturale, oggi guidato da Anna Viteritti, ha adeguato la struttura rinnovando i locali e rispondendo alle esigenze di un pubblico che regolarmente e silenziosamente si ferma a studiare. Qui si trovano le fonti di numerose pubblicazioni. Fa effetto vederla vuota, fa effetto la solitudine della cultura e l'isolamento dei lavoratori.